Madre mi diceva la tal cosa, poi mi dimenticavo e dicevo: sai cosa c'hai te? Te c'hai solo i sassi di Monte Bibele dentro la testa. Poi ho trovato una cosina che c'ero io, Morara e Paolone, che là che hanno detto che è una cosa importantissima. Io dicevo che era una cosina, un giochino per i bambini. Quando ho trovato quella farina lì, ho detto: boh, sarà un giochetto per i bambini, che ne so. Invece è una cosa molto importante. Così dicono. Siamo andati un giorno su, qui era Vitali, il professore, no? Poi c'era Luciano, un ispettore di pulizia. Io avevo mal una gamba, allora dice: andiamo a fare un giro a Monterenzio Vecchio, così. Quando sono arrivato giù, ho detto: io aspetto qua, ben preso, c'ho mal una gamba. Poi la passione, il bastoncino, però io sono andato su. Quando sono arrivato nel campo, mi era passata la ruspa a prendere via un po' di rovi, qualcosina così, che volevano orare il campo. Loro li sentivo parlare lassù dietro la chiesa vecchia, no? Allora ho visto che in mezzo alla terra che della roccia era poi andata giù un pochino. C'era un pezzo di Kydex, quella vernice nera, e un pezzettino di spada. L'ho preso e messo in tasca. Quando sono venuti giù gli ho detto: guarda Vitali, qua è pieno di tombe. Mi fa: ah, se lo dici te. Tirato fuori le cose, guardiamo. Una mattina loro dormivano giù nella scuola a Bisano e noi scavavamo a Monte Bibele. Allora sono andato giù e ho detto: stamattina non andiamo a Monte Bibele, andiamo a Terenzio Vecchio. L'aratro aveva tirato su 7 tombe e da lì poi abbiamo iniziato scavare anche là. anche là. Quella che mi è rimasta sono quelli là, bronzetti. Ah, le prime 3 vangate ne ho trovati 2. Poi dopo c'era Mezzopanti, l'endesò al villaggio, là, che l'ha chiamato tutti. Io sono arrivato tutti in branco, poi aveva iniziato a scavare, era una specie di laghettino che loro facevano le offerte. Tutti lì. Poi mi piace tutto perché tutte cose belle.